Ciao a tutti ragazzi, io sono Antonio. Benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nel mio garage che ormai è diventata la mia seconda casa. Oggi parliamo di leve freno. Ho trovato questa leva freno qui con la funzione di, eccola qua, quella di sinistra, con la funzione di parcheggio, con questo pirulino a molla che ritorna su e c'è un dispositivo sotto sul quale si va a bloccare questa levetta tenendo frenato, eccola qua, tenendo frenato diciamo la leva come se fosse tirata. La cosa che più mi premeva, oltre al discorso della funzione parcheggio che è fondamentale perché ogni volta che mi sono trovato in posizioni di dislivello, quindi in montagna o anche solo su una strada in salita, non si può anche soltanto rimanendo nel traffico non si possono togliere le mani dal manubrio perché Honda non ha implementato su questo modello il freno a mano. Il precedente ce l'aveva, su questo no. Quindi l'unico modo per poter togliere le mani in sicurezza senza dover andare indietro e indietreggiare sulla discesa è procurarci una di queste leve. Su internet ce ne sono tante, ci sono quelle che si snodano in avanti e indietro in caso di caduta, che si allunga e si accorcia qui. Io ho voluto evitare quel tipo di leva là perché troppi snodi su leve di dubbia qualità onestamente mi preoccupavano un po'. Quindi ho voluto prendere una leva in un unico pezzo forgiata, molto leggera per essere, ma senza snodi, senza bulloni. Quindi anche in caso di frenata bella forte deve essere sicuro che non c'è un bullone o un'asola che vada a rompersi proprio nel momento sbagliato. Poi un'altra cosa che delle leve originali non mi è mai andata giù, il fatto che non abbiano implementato la possibilità di allontanare o avvicinare la leva. Sembra una cavolata, ma io, benché ho le mani grandi, a volte ci sono determinate condizioni, soprattutto sul freno davanti, che tendo a utilizzare l'indice e il medio per frenare, è un po' troppo avanti, dovrebbe, per diciamo, la mia mano dovrebbe essere leggermente più indietreggiata verso la manopola. E quindi, per sopperire a tutte queste mancanze per me, quindi freni di stazionamento e leve non regolabili, ho comprato queste leve qua. Quindi adesso andiamo a vedere come si montano e se effettivamente funziona bene. Allora ragazzi, vi risparmio il video in cui smontiamo la leva. Alla fine è una vite messa dentro con un bullone di sicurezza sotto perché la vite ha già la staffa ha già la sua filettatura, quindi a vite per sicurezza abbiamo un bullone da 10 che è questo. Quindi allora nel kit ci esce eccolo qua, una staffa, diciamo un perno con la sua boccolina che va a riempire lo spazio qui del foro, per intenderci. Vediamo se riesco con la luce. Ecco qua. E poi c'è la sua staffetta, quindi in teoria questa vite dovrebbe essere, no, della stessa lunghezza, quindi proviamo a utilizzare la sua originale, visto che mi fido di più. Andiamola a montare. Eccola qua. Allora, come vedete qui abbiamo l'interruttore a doppio scatto del freno posteriore. Questo deve essere dentro, quindi non fuori, perché altrimenti non funzionerebbe lo stop e non vi si metterebbe nemmeno in moto lo scooter, ma dentro, ecco qua. Dopodiché inserite la vite, andiamo ad avvitare. Ecco qua, e vediamo. Ok, il doppio scatto lo sentite? Il secondo è quello per andare a mettere in moto lo scooter. Ok,
Guardiamo bene che il lato della pompa freno venga schiacciato bene. Esatto. Poi, giusto per fare un confronto, prendiamo le due leve. Quella di sinistra ha quest'asola più lunga rispetto a quella di destra, però quello che ci interessa confrontare è questo, facendo collimare i due fori che hanno interesse che le geometrie, eccole qua, corrispondano. Vediamo se, ecco qua, le geometrie corrispondono alla grande, quindi abbiamo la prova di compatibilità della leva. Ora dobbiamo andare a vedere il meccanismo per il freno di stazionamento. Ok. Questa che esce è la levetta del freno di parcheggio. Noi dovremmo mettere questa qui e fare in modo che risulti in quell'asola a freno premuto. Allora, ecco qua, ragazzi. In pratica la leva è questa. Ci giocate un po' per trovare la giusta regolazione, dopodiché rimane bloccato, vedete? Per sganciarlo, tirate il freno e si sgancia. Non c'è neanche il rischio che possa inserirsi da solo perché la posizione del pernetto cade proprio sopra quella staffa, quindi pur volendo non può scendere. Ecco qua. Tirate un po' il freno e si libera. Bene, ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Di leve freno in realtà li fanno di tutti i colori, io l'ho preso dorato perché mi piace dorato, c'ho anche il portacavalletto e il supporto sul cavalletto dorato e anche le staffe dell'ammortizzatore di sterzo che presto uscirà il video dorato, quindi l'ho messo dorato, ma ci stanno di ogni colore. La cosa fondamentale è che funziona e ne proverò i benefici prossimamente. Sia del cruise control che avete visto nell'altro video e sia di queste leve freno e soprattutto il beneficio della regolazione. Vediamo come si regola e intanto saluto tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguite i miei video, mettete mi piace se il video vi è piaciuto e andate nella descrizione del video che vi metto i link all'acquisto di queste maniglie. Ciao a tutti ragazzi!